Questo mondo è sempre più strano. E qua ho trovato una cosa. E allora, se vi ricordate lo scorso episodio, c'era quella cosa strana. Andatevelo a vedere se non l'avete visto. Ma dopo aver visto questo episodio, che è in questo episodio, vedo che c'è un laboratorio. Che sembra forse un laboratorio degli SCP. Perché questo sembra effettivamente un laboratorio degli SCP. Ma non lo so, perché io non li ho messi dentro gli SCP. Quindi è abbastanza strano. Qua non sembra esserci niente. Vediamo questa cassa. Book and Quill, una torcia con... girati dietro, significa... E qua si può entrare effettivamente nel coso SCP. Molto molto bene. Adesso cerchiamo effettivamente di capire che caspita c'è qui. C'è una chiave, vedo. C'è un coso di telekill che io assolutamente prendo. Però scusatemi, mi sembra effettivamente che queste cose siano tutte cose SCP. Io non vorrei dire, però... allora la torcia la prendo perché è molto bella, cioè si può utilizzare. Qua che cos'è che c'è? Ok, vediamo un attimo. Esatto, immaginavo che per questo servisse per prendere questo. Però mi chiedo cosa serva questa chiave 7725. Comunque usciamo. Allora, tecnicamente qui vedo un'altra chiave e dei pezzi. Ok, madonna raga, è tutto così difficile. Caspita, questo laboratorio non è normale. Ho sentito un rumore qua. Ok, perfetto. Che cosa c'è qui? Allora, questo... vabbè, questo è un computer, effettivamente. Va bene. E qua posso andare... Salve, signore. Lei che cosa... No. 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 E io non posso... No, niente. Io non so chi lei sia. Lei è proprio... Brutto. Ti prego, dimmi che c'è qualcosa qua. Non c'è niente. Dimmi che c'è qualcosa qua, ti prego. Ah, c'è la telekill. Perfetto, posso ucciderlo, questo schifoso. Dove è finito? Ah, via. Allora, sembra effettivamente però restio. Non mi vuole proprio uccidere. Perfetto. Ok. Ci sono un po' di cose. C'è un pane. Effettivamente era un player questo, il che è abbastanza strano. Aveva la tuta da biohazard. Questa è una chest. E qua effettivamente sembra che ci sia tipo un hopper. Però non so cosa ci devo mettere dentro la chest. Non so, vediamo un attimo. Controlliamo queste stanze. Che effettivamente mi chiedo, ma queste stanze di chi caspita sono? Comunque qua ho trovato il pass. Suppongo che questo pass io lo debba mettere all'interno di questa chest. Però mi chiedevo, queste stanze di chi diavolo sono? Cioè, che caspita di laboratorio è questo? Vabbè, mettiamo il pass qua dentro. Perfetto, messo. Ok, me l'ha pure tolto. Vediamo un attimo. Esatto, e qua infatti si è aperto questo coso. E qui tecnicamente io posso uscire. Ok, tecnicamente quel Dr. F è stato il mostro di oggi. Iscrivetevi per vedere altri di questi video spettacolari.